25 dicembre 2019, da Palazzola Creide, tra i borghi più belli d'Italia, andiamo a vivere il magico Natale visitando tanti presepi in un unico presepio. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding, now bring us some figgy pudding, now bring and bring it out here, the tidings we bring. Abbiamo voluto iniziare il nostro giro tra questi bellissimi e suggestivi presepi proprio dalla chiesa dell'Annunziata, e noi dietro le nostre spalle insieme all'assessore Aiello abbiamo un bellissimo quadro, una riproduzione fedelissima di un Antonello da Messina. Da chi è stato fatto, assessore, e perché proprio qui? Il presepe fatto in questa chiesa è proprio l'occasione per far arrivare il visitatore in uno dei gioielli barocchi della nostra comunità. Questa è la casa per cui venne commissionato l'Antonello da Messina, si trovava in questa chiesa prima di essere trasportato nel Bell'Uomo. Il quadro è realizzato da un artista locale, Enzo Nieli, ed ha utilizzato le stesse tecniche, gli stessi materiali che Antonello da Messina utilizzò per realizzare l'importante opera che è stata esposta al Bell'Uomo, ma è stata esposta anche alle scuderie del Quirinale. Quindi possono venirla a trovare, a vederla in tutto questo periodo natalizio, perché le chiese appunto saranno aperte a visitatori che verranno da ogni parte. Sì, c'è questo tour dei presepi, è un tour che tocca tutte le chiese di Palazzolo, sono tutte gioiello, sono veramente dei gioielli barocchi, e questa fuori, come avete visto, la ricchezza della facciata è abbastanza importante, è quasi il simbolo del nostro barocco, ma abbiamo anche le due chiese, San Paolo e San Sebastiano, che sono patrimonio dell'umanità. Percorso tra arte, fantasia e fede che si snoda tra le vie cittadine di questo bellissimo centro storico, patrimonio dell'umanità. L'albero di Natale, imponente sulla facciata barocca, dà il via a un itinerario natalizio che, oltre a ricordare la nascita di Gesù, porta ad ammirare angoli e luoghi palazzolesi. Un piccolo tour dal centro storico che consigliamo a chi in questi giorni di festa vuole scoprire uno tra i borghi più belli d'Italia. Due presepi animati, il classico presepe vivente nel suggestivo quartiere di San Michele, con ingresso dall'omonima piazza, con grotte, antichi mestieri, animali ed un paesaggio che si perde all'orizzonte fino all'Etna. L'antico rappresentazione vivente in formato artistico si svolgerà invece nella chiesa dell'Annunziata, dove si potrà ammirare anche una copia del celebre quadro dell'Annunciazione. Durante la giornata e per tutto il periodo festivo sarà possibile ammirare anche il presepe antico nel quartiere della Dolorata in piazza Sant'Antonio, nel convento dei Padri Cappuccini, dove sarà possibile pregare davanti la luce della Pace di Betlemme. La festa delle tradizioni, dei culti, ma soprattutto la festa dei bambini, e Palazzolo non poteva che non pensare ai bambini, quindi in Piazza del Popolo una casa di Babbo Natale. Diciamo, il Natale è una fiaba, e quindi questa fiaba vogliamo continuare a raccontarla ai bambini e alla tradizione, quindi ai presepi viventi, ai presepi nelle parrocchie. In questi giorni non mancheranno mai dei momenti proprio per i bambini, quindi tipo oggi abbiamo la casa di Babbo Natale, domani avremo una festa sotto l'albero giù a San Paolo.
Natale, con Babbo Natale che arriverà in groppa un asinello e distribuirà dei dolcetti ai bambini. E quindi un Natale anche per chi vuole trascorrere dei momenti di spensieratezza a Palazzolo e quindi ne approfitta sia per fare un tour nei presepi, ma anche per vivere un po' il centro storico, che è tra uno dei più belli d'Italia e fa parte infatti del circuito dei borghi più belli d'Italia. Assessore, non ho potuto altro che notare questi luminari anche che partono dai balconi privati del centro storico. Chi ha provveduto? Diciamo, Palazzolo è una comunità viva, una comunità che ama sempre ritrovarsi, fare festa e non fa mai mancare il proprio supporto all'amministrazione. E tra le associazioni a cui noi diamo un contributo e che quindi ci realizzano gli eventi, e vi sono anche i commercianti che con le proprie forze e con le proprie risorse approfittano delle feste, ovviamente dei periodi di festivi, e addobbano la piazza, una piazza che sentono sua perché la vivono H24 e quindi la rendono più bella, e al turista piace, al visitatore piace trovare il paese con le luci che poi sono l'effetto magico del Natale. Solo abbiamo trovato anche Maestro Ferlito, la sua zampogna e la sua dama che lo accompagna in questo percorso. Ci fa ascoltare, Maestro, qualcosa proprio inerente al periodo natalizio? Certo, possiamo fare un frammento di novena, la parte finale della novena che poi, come si dice in dialetto, si vota a ballitto, che è la parte più festante della novena di Natale. E allora balliamo! Sì! Allora Maurizio, quali sono in programma gli altri eventi che attendono le centinaia, anzi migliaia di visitatori che verranno in questi giorni qui a Palazzolo? Ma la riapertura ovviamente dei presepi, quindi anche domani saranno aperte sia il presepe vivente dove ci troviamo in questo momento nel quartiere di San Michele, che è la sacra rappresentazione vivente con il quadro dell'Annunciazione di Antonello da Messina, la copia del quadro dell'Annunciazione nella chiesa dell'Annunziata, i presepi nelle parrocchie e tutti i circuiti con i vari presepi d'arte, quindi dal convento dove c'è anche la luce di Betlemme, dove sarà possibile pregare anche davanti alla luce della pace di Betlemme, fino alle luminarie di San Paolo, e poi avendo una visita a Palazzolo vale soprattutto per assaporare e farsi raccontare il territorio attraverso i numerosi ristoranti e le tante gastronomie del nostro paese. Ma quindi il presepe non è soltanto oggi 25 dicembre, ma lo è anche domani per Santo Stefano e tutti gli altri giorni che troveremo in questo manifesto qui in sovraimpressione. Ma poi Palazzolo è anche sui social e quindi seguiteci. Sì, potete seguirci sui social, ci sono tutte le date, tutti gli eventi in progress, c'è anche un sito dedicato, quindi basta collegarsi ai nostri social del comune per poter trovare tutti gli eventi in progress e quelli già programmati. E qual è
quale miglior posto davanti alla grotta, simbolo appunto della natività e di tutto il senso di questo Natale. Con l'assessore Maurizio Aiello diamo e lanciamo il nostro augurio a tutti coloro i quali ci guarderanno per questo speciale, ma soprattutto che verranno qui a visitare di persona questo bellissimo paese che ospita tanti presepi in un unico paese. Tanta spensieratezza, tanta serenità, e il Natale che diventi l'occasione anche per scoprire i luoghi veramente magici che ci sono in Sicilia, per un sud che può crescere, può puntare veramente tutto sul turismo, sulle tradizioni e sulla voglia di fare della nostra gente. Buon Natale a tutti e vi aspettiamo a Palazzo Lagreide.